La situazione di cassa attuale del comune di Agropoli equivale a meno 7 milioni e mezzo di euro. A denunciarlo il consigliere di minoranza, Consolato Natalino Caccamo, che in un video pubblicato ieri 1 maggio racconta con documenti alla mano anche il parere dei revisori dei conti, sottolineando la situazione critica dell'ente. Praticamente abbiamo raggiunto il massimo dell'indebitamento di cassa che il comune può avere, ovvero tenetevi forte, abbiamo un bel meno 7 milioni e mezzo sul conto corrente. Sono riusciti a totalizzare il massimo che la legge consente. Questi 7 milioni e mezzo sono in parte dovuti alla banca, all'istituto di tesoreria, dove abbiamo il conto corrente che ci ha prestato dei soldi in anticipazione, quindi dei pagamenti rispetto ai tributi che arriveranno, ma anche sono dovuti alla dei fondi che dovrebbero avere destinazione vincolata, ovvero dei fondi che non potremmo toccare a meno che di gravissime situazioni di cassa, per cui vanno utilizzati ma poi ben presto restituiti. E allora cominciamo a documentarci, altrimenti se no qualcuno potrebbe dire che facciamo solo terrorismo. Non è così. Leggiamo la relazione, leggiamo insieme la relazione dei revisori dei conti per gli anni 2016, 2017 e 2018. Io vi faccio vedere questo quadro, non so se riesce a vedere in video. Però nel 2016 abbiamo chiaramente una disponibilità che è di circa, a fine anno, di circa 2 milioni di euro, che si traduce in uno zero netto nel 2017, ma che, attenzione, a fine 2018 arriva anche a totalizzare la cifra di 8 milioni di euro circa, perché parliamo di 3 milioni e mezzo dall'anticipazione di cassa non utilizzata e altri 3 milioni e 8 che risultano da fondi utilizzati per cassa e non ripristinati. Quindi al capodanno di questo anno, sostanzialmente 2019, noi partivamo già con un bel 7 milioni, rosso di 7 milioni e mezzo, cosa che abbiamo, ci siamo portato avanti, ripeto, fino ai giorni nostri, insomma. A tal proposito il collegio dei revisori, diciamo degli esperti che hanno letto le carte di bilancio, esperti sicuramente più di me, rilevano che l'ente versa in una situazione di cassa molto critica, in quanto oltre a chiudere con una forte anticipazione non restituita, vi sono anche ingenti fondi vincolati utilizzati per cassa e non restituiti. Il collegio, vista la situazione, raccomanda di effettuare, perché poi c'è anche una ricetta per mettere fronte a questa situazione deficitaria. Il collegio, vista la situazione, raccomanda di effettuare solo i pagamenti strettamente necessari e obbligatori e cercare di attuare una politica tesa all'accelerazione delle entrate. Ecco, che significa accelerazione delle entrate? È chiaro che se siamo in una situazione di grave, profondo rosso, dobbiamo cercare di recuperare le entrate. Che significa entrate per un comune? Tasse, imposte. Cercare di recuperare quanto è più possibile le passività che i cittadini hanno nei confronti del comune. Giusto, legittimo, perché ognuno deve contribuire alla cosa comune per quanto gli è dovuto, e questa non c'è dubbio. Il discorso che ad accelerare questa politica delle entrate non sarà il comune, ma ben presto sarà una società privata scelta tra un elenco di 4 imprese che hanno partecipato a una gara specifica. Le leggo per i tecnici: sono la Creset, la Soget, la Gamma Tributi e la Publi Servizi. Una di queste 4 si aggiudicherà l'appalto di riscossione e anche il comune di Agropoli avrà la sua piccola Equitalia. Questo che significa? Significa accertamenti a tappeto, significa avere anche delle riscossioni forzate, significa anche pignoramenti. Poi non fa niente che poi le prossime amministrazioni, ma io direi le prossime generazioni, visto che abbiamo scadenze di mutui che superano addirittura il 2040, quindi le prossime generazioni pagheranno i debiti che noi oggi abbiamo acceso. Ad ogni modo, oggi probabilmente non basta più la politica che noi rappresentiamo, anche dell'opposizione, ma servono interventi importanti di organismi sovraordinati che mettano chiarezza su tanti anni
di gestione critica, per usare un neologismo, e che possano mettere sui binari della buona amministrazione il nostro comune.